Onorevole Chieng, lei è relatrice del Parlamento europeo sul tema fondamentale dell'immigrazione. Oggi Parlamento europeo e Comitato delle Regioni insieme per rendere più efficaci le politiche di accoglienza e di gestione dei flussi di migranti. Sì, noi in questo momento stiamo lavorando in modo molto stretto anche con la Commissione, cercando di fare delle proposte e partendo da un approccio globale, un approccio olistico. Quindi quando noi parliamo dell'immigrazione e parliamo anche dell'asilo, non dobbiamo uscire da quella logica emergenziale, ma cercare di affrontare tutti i temi, ma anche per dare delle risposte concrete sul territorio, cioè riuscire ad affrontare attraverso la solidarietà, attraverso interventi di medio, lungo, cioè di breve, medio, lungo termine, delle risposte che riescono a dare una convivenza civile sul territorio. Sì. In concreto, una migliore politica per l'immigrazione significa che i cittadini, gli enti locali, la regione Emilia-Romagna potranno contare su un miglior supporto dell'Unione Europea. Quali sono gli strumenti, quali saranno anche le risorse disponibili nel prossimo futuro grazie all'Agenda Europea per l'immigrazione? Sì, prima di tutto il fatto di partire da una politica comune europea sull'immigrazione e sull'asilo. Questa dovrebbe agevolare anche il quadro strutturale, ma anche entro cui tutti gli stati devono intervenire, perché fino adesso ci sono stati chi ha potuto fare una politica migliore di integrazione e di accoglienza, chi non l'ha fatta, ma probabilmente proprio perché si trova di fronte a una scelta che non è cioè non è obbligata, quindi oggi servono delle regole che devono essere uniformate a livello di tutti gli stati. Al secondo punto anche quella delle risorse, i fondi che devono andare sul territorio, quindi le regioni, i comuni che sono i primi, sono gli amministratori sul territorio che devono dare delle risposte sia in termini di prevenzione ma anche di coesione sociale proprio sul territorio, sia in termini di informazione, anche informare il territorio in modo da evitare quelle tensioni sociali ma anche estremismi che arrivano quando una persona non sa chi arriva sul territorio. Però servono dei fondi, servono risorse su cui noi stiamo cercando di intervenire a livello del Parlamento, cercando anche di modificare quelle che sono le proposte del bilancio, cercando di dare più visibilità e mettere al primo piano proprio il ruolo del territorio, partire dal basso, perché se noi partiamo dal basso e riconosciamo a questi amministratori che sono loro in primo piano che agiscono, e credo che anche il nostro lavoro sarà un lavoro molto, molto semplice. Quindi per fare ciò serve un coordinamento tra il livello europeo, il livello nazionale, ma anche il livello proprio territoriale, quindi dal basso, tutti insieme per riuscire comunque a dare delle proposte che devono essere concrete. Il clima di opinione, un'ultima domanda, il clima di opinione dopo gli attacchi è purtroppo cambiato in Europa, no? C'è molta preoccupazione per gli aspetti della sicurezza e questo in certi momenti sembra aver messo in secondo piano quel bisogno di solidarietà che era chiaro anche di fronte agli incidenti e a tragedie che abbiamo visto succedere ai nostri mari per diversi anni. Come vede lei adesso la possibilità di recuperare quello spirito solidale nonostante la paura e alcune appunto poi mistificazioni possibili della situazione? Sì, il lavoro sarà duro, però dobbiamo prima di tutto partire dall'analizzare perché questo è successo e soprattutto da non associare immigrazione e terrorismo, perché io penso che se noi partiamo da questo allora riusciamo anche a dare per ogni settore, per ogni problema o esigenza, gli diamo un nome. Allora, una parte delle persone che sono stati anche, cioè che sono stati, quelli che sono che hanno causato gli attentati, non tutti, una parte sono persone che sono nate e cresciuti qua e quindi noi dobbiamo anche andare ad analizzare che cosa c'è dietro, però non ci dobbiamo fermare lì, perché se ci fermiamo lì vuol dire che facciamo lo sbaglio di dire immigrazione uguale a terrorismo, perché dietro tutto questo ci sono anche altre figure di persone che cadono nella rete dei reclutatori e quindi la necessità di definire questo fenomeno che si chiama radicalizzazione
digitalizzazione che può prendere le persone di seconda e di terza generazione, può prendere anche cittadini europei che non sono né di seconda o terza generazione attraverso internet, che è uno dei luoghi dove vengono reclutate le persone, ma uno dei primi posti che viene sottovalutato sono le prigioni, i carceri, dove troviamo delle persone che vivono lontano dalla realtà, quindi la necessità proprio di poter, a mio avviso, abbattere quei muri, cioè se una persona deve subire una pena, ma deve subire una pena, però deve anche rendersi conto nelle realtà in cui vive, perché quella posizione in cui troviamo molte delle persone isolate, molte volte li mette in condizione di debolezza, che quando passa un reclutatore, che sono anche falsi predicatori, vanno a pescare dove c'è maggior marginalità, quindi esclusione. Quindi cercare di intervenire su tutte queste cause. E poi le famiglie anche delle persone che vengono radicalizzate, perché molte volte vengono, diventano, cioè sono le vittime e molte volte vengono anche puntati come insomma le persone che sono alla base insomma di questo fenomeno, mentre se noi non spostiamo la nostra attenzione e puntiamo il nostro sguardo sulla definizione, quali sono le cause, usciamo da questa associazione che rischia di farci sbagliare, allora riusciamo a dare delle soluzioni. Oggi non è facile, è chiaro che il populismo in questo momento rischia di prendere il sopravvento perché fa un'associazione facile e vince, ma noi oggi abbiamo bisogno di andare oltre questo, uscire da questa e dire che la paura, se vince la paura, vuol dire che ha vinto il terrorismo, perché quelle persone che fuggono, esattamente fuggono dal terrore di cui siamo tutti vittime, e quindi per questo non bisogna abbassare la guardia, e proprio per questo io dico, magari oggi possiamo essere in difficoltà, ma dobbiamo lavorare per il domani, perché così, in modo da prevenire quelle tensioni sociali che rischiano comunque poi di travolgersi tutti quanti.